Live. Ciao ragazzi, ben trovati qui sul gruppo Sistema Richfit. Come da consuetudine, innanzitutto vado a controllare che realmente io sia in questo momento sul gruppo live, quindi che sia direttamente con voi. Intanto ben arrivati, buon pomeriggio, orario completamente diverso da quello che normalmente utilizzo, e quindi vi chiedo innanzitutto un check, quindi se mi sentite, se riuscite a sentirmi e ad ascoltarmi nella maniera corretta, e se mi vedete soprattutto, perché è la cosa più importante. Adesso io cerco me stesso all'interno del gruppo per vedere se realmente sono live, in modo tale da poter iniziare questa diretta scoppiettante, oserei dire, anche perché ho un paio di notizie davvero interessanti. Non si vede e non si sente nulla, qualcuno scrive. Perfetto. E questo è interessante. No, in realtà, Giuseppe, io vedo e sento, ci sono, si vede e si sente benissimo. Teodoro, volevi farmi uno scherzetto? Ti brucio l'iscrizione a Richfit, mio caro. Allora, fammi sapere, Teodoro, se riesci a sentirmi. Leopoldo già mi dice che mi sente, mi vede benissimo. Giuseppe, ti brucerò l'iscrizione a Richfit. So che l'hai fatta e quindi te l'annullerò proprio per questo scherzetto che mi hai fatto. Bentrovati, ragazzi. Buon pomeriggio. Questo orario com'è, innanzitutto? Come lo vedete? È abbastanza stressante. Ciao Marco Casali, ben arrivato, evviva questo orario. Ehi, Antonio Amodio, buonasera. Poi abbiamo Massimiliano Zacchieri, diciamo che adesso stiamo per iniziare. Allora, vi dicevo, stasera abbiamo un bonus che avevamo promesso già dal 6 di giugno, quindi sono passati quasi 2 mesi, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, è già pronto, ne hanno goduto già i nostri iscritti al club, e proprio oggi vi spiegherò, vi dirò cosa dovete fare per accedervi. La seconda cosa invece di cui vi parlerò oggi è dell'evoluzione. Non ce la faceva a tenermi, in realtà, perché ho detto cazzo, lo voglio fare. Vi devo parlare del fato, da un certo punto di vista, nel senso di qualcosa che mi è accaduto, e mi sono ritrovato di fronte a un manuale, a un libro, in realtà, che credo che sia assolutamente necessario e fondamentale che un imprenditore del fitness deve assolutamente conoscere, oltre a quello che è da palestra d'azienda. Quindi qualcosa di assolutamente interessante. Allora, un attimo soltanto, vediamo c'è scritto. Insomma, fra 10 minuti ho un russo da far giocare. Tesoro mio, adesso iniziamo, tranquillo, e al limite nulla, lo vedrai dopo che avrai parlato con, dopo che avrai allenato il russo. Aspetta, non ti sento, buon pomeriggio a tutti, sto guardando, io ti vedo e ti sento benissimo. Ragazzi, non lo so, qualcuno mi dice che mi sente benissimo, qualcun altro no, quindi credo che il problema sia da parte vostra, assolutamente, penso di sì a questo punto. Allora, vi dico subito 3 riflessioni al volo che sono nate, ed è giusto che voi sappiate che prima ancora le riflessioni, tornando al bonus, adesso ve lo sgancerò subito, quindi non vi farò assolutamente aspettare, potrete direttamente attaccarvi e accedere immediatamente a quello che è questo bonus, e vi dico anche come si svolgerà, quindi non vi ruberò assolutamente altro tempo. Subito dopo invece inizierò a parlarvi di questo libro, ve lo faccio già vedere, è BAM di Nerio Alessandri, Nati per muoverci, libro che mi sono bevuto in 24 ore, perché nonostante sia stato editato nel 2014, nonostante io l'abbia acquistato con prova Amazon nel 2015, in realtà si vede anche dal giallino, non l'avevo mai letto, causa ultimo trasloco, lo ritrovo proprio sopra, nel primo cartone, nel primo scatolone che ho ricevuto, trovo questo libro, adesso quando mi è arrivato l'ultimo cartone l'ho preso, ho detto cazzo, ma io non l'ho mai letto, c'è il libro di Nerio, il presidente della Technogym, ho detto lo devo leggere, ed è stato davvero interessante, vi dirò perché e che cosa mi ha colpito in particolar modo di questo libro e che cosa mi ha colpito di questa storia, una storia 100% italiana per quello che sappiamo noi e per come è scritta chiaramente nel libro, e spero che rispecchi la verità perché è veramente straordinario, nulla da invidiare ai vari Steve Jobs eccetera eccetera, quantomeno in versione super super italiana, quindi mi piace questo tipo, questa tipologia di lavoro. Ma partiamo con il bonus. Qualcuno dice l'ho letto 10 volte, bravo Giuseppe, io l'ho letto solo una volta, tutto ad un fiato adesso, avevo ascoltato più volte i racconti di Nerio direttamente nei vari meeting, nei vari congressi, nei vari convegni,
ma adesso vedendo tutto per esteso, nel senso che la raccolta delle varie storie che avevo sentito, vedendole in un arco temporale completamente differente, sai, mi è piaciuto il tipo di atteggiamento e di ragionamento che ha avuto. E ripeto, parlo, questo ci tengo a sottolinearlo, dal punto di vista dell'imprenditoria per la sua azienda, ok? Che è molto diverso da quello che è stato fatto. È possibile applicarlo esattamente da un'altra parte? Sì, il principio, ma non quello che viene raccontato, perché sono due cose completamente diverse, ragazzi. Dovete sempre pensare quello che faccio rispetto a quello che racconto. Io invece oggi vi parlo di quello che è stato fatto e di quello che sicuramente è davvero interessante, soprattutto dal punto di vista del mindset imprenditoriale. E quindi questo è stato qualcosa che mi ha colpito, perché quando vedo, io ricordavo che Technogym fosse nata in giovanissima età da parte del suo presidente, ma non ricordava esattamente l'età di 22 anni, quindi questa era una cosa che mi sfuggiva ed è stato veramente, come diremo dalle mie parti, un corna dure, cioè veramente una storia avvincente. Credo che l'abbia presa nel sedere non so quante volte in questo libro, ne racconta almeno una decina di volte in cui è stato fregato proprio nei vari errori che ha fatto, più i varie amicizie, eccetera, eccetera, che sono create, ma la mentalità di chi sicuramente si allontana dal posto fisso, si allontana dalla sicurezza e si allontana nel voler fare sempre le stesse cose. Lui ai tempi ha fatto qualcosa che ancora oggi gli imprenditori del fitness non vogliono fare, ed è qualcosa che io e Paolo con Richfit cerchiamo di fare da ben 3 anni, ovvero quello di combattere la tradizione. Quando c'è una frase, vi anticipo prima ancora di sganciare questo bonus, c'è una frase che mi piace tantissimo, lo racconterò fra un po', ma vi dico subito questa parte, questo pezzo, che è quando lui fa questa cosa, dice, lui si è spostato dal fitness al wellness, no? Creando proprio questa categoria, e molti dissero: perché abbandoni il fitness proprio adesso che è al massimo dell'auge? E lui disse: quando qualcosa diventa di moda in realtà è già obsoleta, cioè nel senso sta già finendo. Sicuramente ci faremo ancora tanti soldi, ma non è quella la direzione che dobbiamo seguire, non è quella la visione che dobbiamo avere, non è quello su cui dobbiamo investire, perché dobbiamo differenziarci dal mucchio, anche perché nello stesso periodo, nel 90, nella stessa regione già erano nate 6 case costruttrici di diverse attrezzature. Quindi già a suo tempo la prima cosa che pensò fu: come faccio a differenziarmi? Là non ha detto: ora come faccio a piangere, come faccio a dire che lo Stato non mi aiuta, come faccio a dire che tutti sono cattivi, come faccio con i concorrenti che sputtanano il prezzo, come faccio con il collaboratore che va via da un'altra parte, come faccio col progettista che mi ha rubato il progetto e l'ho fatto costruire da un'altra parte. Non è stato lì a smenarsela e a lamentarsi, ha detto: come cazzo faccio a distinguermi, a differenziarmi dalla massa per intraprendere qualcosa di diverso e staccarmi completamente dalla massa che va dietro a che cosa? Al prezzo, la miglior qualità, al minor prezzo, eccetera, eccetera, con i pagamenti alla cazzo, con tutta una serie di cose che tutt'oggi non riescono a sconfiggerlo dal punto di vista delle attrezzature. Ma torniamo assolutamente indietro. Vi sgancio subito nei commenti quello che è il bonus e vi dico subito, vi ricordo, per chi non se lo ricordasse, avevo promesso un videocorso di 90 minuti dedicato al digital marketing, ed è stato estrapolato da una video intervista che ho fatto personalmente durante un nostro evento a porte chiuse a Roberto Caporale, un esperto in quello che è l'implementazione del digital marketing, e quindi avrete l'opportunità di prendervi quelle che sono le basi proprio del marketing online, cioè quindi come si possono creare, da che cosa si parte quando bisogna creare una strategia online. Adesso vi do il link per poter accedere direttamente, sdanghete, per poter accedere a questa live, a questo videocorso, e subito dopo vedrete come, aspetta un attimo che lo posto, ho il computer da una parte, la camera da un'altra e il cellulare da un'altra ancora, eccolo qua. Sdanghete, vediamo se è vero. Eccolo. Ok, allora, adesso ci dovrebbe essere il post. Perfetto, lo trovate giù nei commenti. E quindi avrete la possibilità direttamente di andare a prendere
quello che è il bonus, quindi partecipare a questo video corso in anteprima. Non ho ancora neanche mandato un'email rispetto a questa cosa, quindi chi in questo momento sta seguendo la live lo avrà in anteprima assoluta, quindi potrà godersi questi 90 minuti per studiare. Soprattutto diventa importante proprio questo periodo, perché questo è uno dei momenti migliori, quello che è agosto, per potersi dedicare anche allo studio, no? Perché è uno di quei momenti dove andiamo a fare reset, e quindi questo reset in realtà lo possiamo sfruttare investendo anche in quello che è lo studio, la formazione, la lettura di nuovi libri, nuovi contenuti, e questa di qua diventa un'occasione proprio per poter andare a studiare. Allora, cliccando su questo link avrete l'accesso prima a un questionario, brevissimo questionario di 4 domande, ve le anticipo perché vi chiederò semplicemente di che cosa vi occupate in palestra, se siete titolari, istruttori, se siete direttori tecnici, di quello che insomma vi occupate, quanto è grande la vostra palestra, quanto fattura mediamente il vostro centro, è un dato statistico che mi serve anche per comprendere meglio come potervi aiutare, e poi vi chiedo una domanda libera che è semplicemente: qual è la più grande difficoltà che in questo momento vorreste superare? Quindi dopo queste 4 domande piuttosto semplici, sono per giunta risposta multipla, non siate pigri, perché ve lo do solo alla fine del questionario, quindi rispondete al questionario, alla fine del questionario sdang, vi viene direttamente dato l'accesso, rilasciato l'accesso al videocorso, che è suddiviso in 6 capitoli, sono 6 video da 20 minuti l'uno circa, quindi totalizzano 106 minuti circa di roba, di lavoro, proprio per darvi la possibilità di studiare uno alla volta, un passo dopo l'altro, un pezzettino dopo l'altro, tutti quelli che sono gli step da seguire per poter incominciare a capire anche come implementare questo benedetto digital, ma soprattutto partendo sempre dalla cosa più importante, che sono 2 a casa Richfit: sono strategia da una parte, misurazione e numeri dall'altra. Senza le 2 parliamo di nulla. Quindi anche in questo caso noterete, nonostante l'ospite, nonostante il fatto che sia in formato video intervista, noterete che batteremo sempre su questi 2 elementi, che sono strategia e numeri, perché senza di questi in realtà è impossibile. Quindi, ora, evitando le distrazioni di mia figlia che cerca di entrare in scena da qualche parte, cerca di superarmi, non capendo che qua non possono passare, cercano in qualsiasi modo di poterlo fare. Quindi, allora, quello l'abbiamo già rilasciato. Quindi, volete accedere al bonus? Non c'è problema, basta andare giù, il primo commento, cliccare, piccolissimo sondaggio, boom, bonus, potrete avere l'accesso ai video. Torniamo a noi invece alle riflessioni su questo libro davvero interessante. Quasi vorrei, come dire, non dico scusarmi, ma quasi con l'intero settore per non averlo letto prima, perché nonostante penso di essere abbastanza curioso nella mia vita, non avevo ancora letto questo libro con la storia di Nero Alessandri, il presidente di Tecnogym, un ragazzo che, da come raccontato qui su questo manuale, si è fatto veramente da solo, cioè un ragazzetto che a 18 anni si diploma, entra nel fantastico mondo del posto fisso e decide di lasciarlo per inseguire un sogno che è quello poi che diventerà il suo futuro. Questo innanzitutto a farti capire come la mentalità imprenditoriale è qualcosa di diverso rispetto al concetto di cuore, amore, passione, innanzitutto perché il cuore, l'amore e la passione di Nerio descritte in questo libro sono verso la moda, avrebbe voluto fare lo stilista e non progettare macchine, aveva studiato anche per altro e la sua prima esperienza lavorativa seria in un'azienda grossa è in un altro ambito, cioè nell'ambito della progettazione delle macchine, quindi sempre di disegno tecnico parliamo. Quindi è riuscito proprio a trasformare la sua visione e ha fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che viene raccontato, o meglio, quello che gli viene raccontato all'esterno, ma non quello che sosteniamo nei Richfit. Per essere un imprenditore del fitness devi essere un imprenditore prima e poi del fitness. Prima imprenditore, poi appassionato di fitness. Potresti essere devi essere prima imprenditore. Questa è la cosa più importante. Non ha importanza che tu sia un tecnico, non ha importanza che tu abbia competenze dirette
dal punto di vista dell'allenamento, perché queste sono competenze che puoi comprare, puoi pagare da terze persone, ok? Questa è una cosa importante, perché molti, quando parlano di cuore, passione, questo settore è stato rovinato dai panettieri, tra parentesi, io in realtà di famiglia siamo tutti panettieri, tra parentesi, lo specifico, ho gestito il mio panificio per ben 13 anni e l'ho lasciato proprio l'anno scorso. Ed è importante capire questo concetto, perché in realtà in 10 anni di gestione ho gestito per 15 anni una palestra, per 12 anni il panificio, c'è una contemporaneità chiaramente, e per 7 anni un tour operator. Nel momento centrale sono state tutte insieme, ma ognuno di queste sono state approcciate sempre con lo stesso mindset, ma con competenze specifiche, tecniche, che venivano apprese durante, ok? Quindi qualcosa di completamente diverso. Adesso non voglio fare il paragone con chi ha creato un'azienda da 600 milioni di fatturato l'anno, però è per dirvi il concetto più importante è che ci sono delle caratteristiche e tutta una serie di concetti che devi assolutamente conoscere e studiare, e poi ci sono le abilità imprenditoriali e subito dopo c'è la parte tecnica che puoi sicuramente comprare in qualsiasi momento, e la devi comprare e studiare ancora prima, per carità, però è per dire che sono tutte cose che nascono un attimino dopo e non prima, e questo lo troverete proprio su questo libro, perché Nerio racconta proprio questo passaggio importante di come si arriva fisicamente al mondo del fitness, e quindi come arriva a costruire la sua prima macchina. Ed è avvincente la modalità, l'approccio che ha nei confronti del cliente. Allora, nonostante questo libro racconti in maniera dettagliata l'entusiasmo con la quale fa il tutto, la cosa che io con gli occhi del marketer vedo è la capacità di acquisire clienti, di andare a prendere clienti direttamente a casa loro. Mi spiego meglio, parte tutto quando lui concepisce la sua prima macchina, la prima cosa che fa è quella di trovargli un posto per essere venduta, ok? Non è che aspetta dietro a un negozio, lui va nella via più in vigore in quel momento, Viale Ceccarini, va nel negozio di abbigliamento sportivo dove in quel periodo venivano lanciate tutte le mode, tutte le nuove linee di Nike, va direttamente lì e chiede al proprietario di poter esporre la sua macchina, ok? E parte proprio da lì, alla costante acquisizione di clienti, andando lui a cercare i clienti. E la prima cosa che intuisce già nel 1983 è quella di dover avere un traffico adeguato, non era Facebook, ma era Viale Ceccarini, avere lo strumento corretto, era in quell'occasione utilizzò una vetrina, la prima cosa che fece fu la vetrina di questo negozio, perché doveva essere vista da chi? Da un target specifico, le persone che erano appassionati di ginnastica. Qualcuno potrebbe dire è una banalità, non è una banalità per nulla, fu il primo a fare questa cosa e tutt'oggi nei centri fitness non viene neanche fatto, perché si apre e si sta lì ad aspettare che i clienti inciampino nelle nostre strutture, nelle nostre palestre, cioè che arrivino perché semplicemente ci cadono dentro, non perché vengono svolte delle azioni a monte, ok? E questo fa tutta la differenza del mondo. Potrebbe piacere come non piacere, ma sin da subito questa cosa mi colpisce, perché stiamo parlando del 1983, quando le palestre dal 90 al 2005-2010 hanno vissuto anni di culo, dove in realtà non si facevano nessuna azione per recuperare, cercare clienti, se non sconti, volantini, 6x3. Quindi qualcosa concettualmente differente, colpire al giusto target con i giusti strumenti. Quindi nel suo caso poi lì l'inizio, le fiere di settore, all'inizio utilizzando ciò che aveva. Ecco, spesso quando parliamo dei vari strumenti di marketing sento molti titolari che mi dicono «Sì, Manuele, ma in questo momento non posso fare questo», «Sì, Manuele, ma in questo momento non posso fare questo». Leggi questo libro e scopri il mindset di chi in quel momento non aveva assolutamente nulla per poter fare ciò che avrebbe fatto successivamente e ha incominciato una serie infinita di collaborazioni che lo hanno portato poi a poter fare tutte le azioni di marketing che voleva e che desiderava. Per dirti, la prima fiera a cui partecipa non è sullo stand, ma mette in appoggio le macchine presso lo stand di un negozio di abbigliamento. Ok? Non aveva soldi per partecipare, ma lo fa
comunque in maniera indiretta. Le prime sponsorizzazioni di un certo tipo sponsorizza durante una gara, durante il Gran Premio di Monaco, Ayrton Senna in cambio merci con una sua macchina unica, una macchina appunto unica nel suo genere, racchiudeva 25 esercizi per i tempi, un concetto assolutamente innovativo. Ricordiamoci che negli anni 80 chi padroneggiava nel mondo erano gli Stati Uniti dal punto di vista del fitness, quindi noi italiani eravamo nessuno, e lui riesce invece ad essere già sponsor nelle maniche. L'aneddoto è veramente incredibile, perché lui si ritrova a questo appuntamento e riesce a convincere Ayrton Senna a fare un cambio merci dicendo semplicemente: metti i loghi di Tecnogym direttamente sulle braccia, aveva visto che c'erano degli spazi liberi, e io ti regalo Unica. E la cosa incredibile è che lui non aveva queste patch, quindi aveva sempre con sé degli adesivi. Questo è un altro aspetto veramente interessante, perché costantemente lui ha gli strumenti per poter andare in vendita. Cosa fai tu da imprenditore per poter acquisire in maniera costante dei clienti, dei contatti? E questo è un aspetto davvero interessante. Lui fece questa operazione e riuscì a essere, e utilizzò quelle fotografie poi all'infinito come sponsor di Ayrton Senna, ma se non ricordo male fece solo quella collaborazione diretta. Le foto furono utilizzate per moltissimo tempo. La stessa cosa poi durante sfruttò i campionati, la caparbietà nel sfruttare i mondiali, Italia 90. Non poté partecipare come sponsor, non c'erano i soldi per poter fare lo sponsor, ma riuscì a fare una collaborazione particolare per tutti i giornalisti, quindi una specie di palazzetto d'allenamento per tutti i giornalisti, per farli allenare con macchine Tecnogym. Quindi parliamo di costantemente una mentalità diversa da chi rimane con le mani in mano, di chi aspetta che in qualche modo il cliente arrivi, di chi sta lì ad attendere che qualcosa accada, che accadano i miracoli, ma i miracoli da soli hanno bisogno di una spinta, non accadono mai da soli, c'è bisogno che tu possa fare tutto e di più per poter ambire affinché questi miracoli, che poi non sono miracoli, sono delle strategie che hanno l'aspetto di un miracolo, spesso e volentieri hanno l'aspetto di una magia. L'altra sera, quando ho scritto il post, è possibile per un centro di 400 metri quadrati, investendo solo 997 euro in una singola azione di marketing, fare circa 167 abbonamenti annuali? La gente va fuori di testa, mi hanno scritto in privato, dimmi cosa c'è sotto, qual è il segreto, qualcun altro ha scritto dipende quale città vive, in quale città abita, quant'è il costo dell'abbonamento, cos'è? Totalmente irrilevanti se partiamo da un parametro, è qualcosa di fondamentale. In Richfit tu non fai sconti, quindi in automatico, anche se l'abbonamento dovesse essere 200 euro e ne rinnovi 164, ovvero il 30% dei tuoi iscritti a 200 euro, non è questo il caso, ma voglio farti un esempio, hai comunque aumentato la tua capacità di rinnovare i tuoi clienti e quindi puoi ambire ad aumentare il listino. Ripeto, non è quella la cifra, perché chi ci conosce sa che vogliamo costantemente aumentare quello che è il listino, quello che è il prezzo medio pagato dalle persone. Piuttosto, se costantemente se sei arrivato da poco alla live, qui sotto nei commenti troverai il mio commento, dove avrai accesso a un bonus particolare che è il videocorso con le basi del marketing online per poter iniziare col tuo centro fitness a poter porre le prime azioni e poter incominciare a capire come implementare con una strategia seria quello che è l'aspetto digitale all'interno della tua palestra. È qualcosa a cui dobbiamo incominciare ad avvicinarci, bisogna farlo nella maniera più corretta possibile, tenendo sempre in considerazione le basi, la strategia, e quindi avrete l'opportunità di accedere, qui in basso trovate il link. Torniamo al racconto principale, quello di Nerio. Oh, mi raccomando, io non guadagno neanche un centesimo né dalla vendita del libro né tantomeno dalle macchine, anzi sapete benissimo quanto noi siamo odiati da tutti i commerciali, di chiunque venda macchinari in Italia. Perché? Perché chiaramente la scelta delle macchine per noi dipende dalla strategia e non dal cuore, dalla passione, dal fatto che uno voglia soddisfare il proprio ego e ad avere più macchine possibile. Quindi sappiate, ci tengo a sottolinearla questa cosa, che è un piacere per me poter parlare dell'imprenditore, delle imprese fatte da Nerio,
poi non sono magari d'accordo su come vengono gestiti i commerciali e su come propongono i commerciali, ma non penso che sia colpa di nessun altro, come propongono le macchine, è una cosa completamente diversa. Quindi torniamo a questa storia imprenditoriale totalmente italiana, davvero interessante. Gli ostacoli ci sono, tu li vedi anche da imprenditore, le varie difficoltà, una fra tutte, la curiosità di conoscere e di scoprire ancora meglio questo settore. E cosa faccio per capirlo ancora meglio? Il cuore di tutto sono gli Stati Uniti, ma Nerio ha un problema. Il tallone d'Achille dichiarato nel libro è la non conoscenza della lingua, quindi si mette in accordo con una persona per essere accompagnata. In un mese addirittura racconta di aver preso oltre 52 voli per girare praticamente quasi tutti gli stati degli Stati Uniti per poter capire al meglio quello che poi sarebbe diventato il futuro di Technogym. Lui ritorna proprio da quel viaggio dicendo: so adesso cosa devo fare e dove voglio arrivare, ed è qualcosa di incredibile. Soprattutto la cosa che a me è sempre piaciuta da quando sono nel settore del fitness, ovvero dal 2004, è il concetto di wellness, che oggi lo dichiariamo come se fosse qualcosa di normale, ma abbiamo il pregio di poter dire che è una parola inventata proprio da un italiano, proprio da Nerio Alessandri, ed è proprio il motivo scatenante che porta a differenziare la sua azienda dalle altre. È la Wellness Company, si occupa di altro, di benessere unito al fitness. Vedete, noi dobbiamo contestualizzare quello che è accaduto tanto tempo fa. Eravamo agli albori del fitness, il fitness raggiunge quasi l'apice e lui decide di svoltare, non più solo dal punto di vista estetico, ma considerando il corpo insieme alla mente, quindi la parte psicologica, la parte fisica, come un'unica cosa. Bisogna allenare le persone in maniera diversa affinché possano stare bene, e così fa nascere il concetto del wellness, che è l'unione, la crasi di due parole, che è well-be, che significa appunto benessere e fitness, e unite venne fuori questo wellness, parola appunto creata in quegli anni, era il 1990 e qualcosa, adesso non lo ricordo a memoria, ma lo troverete, ed è incredibile pensare come a quel tempo, in 20 anni praticamente, questa parola è uscita fuori, no? Perché tutto quello che noi oggi vediamo e di cui parliamo come se fosse qualcosa di scontato, di banale, dobbiamo imparare a contestualizzarlo in quello che erano gli anni 80. Cioè, 30 anni fa in Italia era il bodybuilding che andava alla grande, e quindi il semplice fatto che lui abbia iniziato la linea Race con Hero, quindi con questo fantastico vogatore, è qualcosa di rivoluzionario per quel tempo. Oggi a noi sembra qualcosa di semplice, ma anche come la tecnologia del soft touch, quindi questo tapirulan innovativo, silenzioso, dove avevi la possibilità di poterti allenare nel pieno rispetto delle articolazioni, quindi il piano ammortizzato, che è sempre poi stato, insieme al design e quant'altro, la base, la forza di Technogym. Ma parliamo di un altro aspetto imprenditoriale davvero interessante. Un'altra cosa interessante che ho notato e che noi dovremmo capire e adattare nei nostri centri è il metodo VIP. Chi è con noi sa che vendere in palestra è il nostro metodo VIP, quindi vendere in palestra è la metodologia che utilizziamo proprio per vendere iscrizioni, abbonamenti e servizi in palestra, quindi come diventare un professionista della vendita. Ma nello stesso tempo è anche l'acronimo in realtà di una parola, una frase che è: vendo e poi pago, ok? Quindi vendo, incasso, pago. Allora cosa faceva Nerio già ai tempi? Lui ha sempre fatto, prima che cambiassero i tempi, quindi da 10 anni a questa parte, quando poi inserì tutti i metodo dei read e quant'altro, quindi stiamo parlando ai tempi dei tempi, inserisce questa modalità di pagamento, che è quella dove io vendo il prodotto, tu paghi 50% all'ordine, io produco, consegno, incasso la totalità, pago i miei fornitori a 60-90 giorni data fattura. È quello che un grande marketer strategico, uno stratega del marketing, Jay Abram, chiama proprio bootstrapping, quindi questo autofinanziamento per poter crescere in azienda. E da un certo punto di vista le palestre lo fanno anticipandosi gli abbonamenti annuali,
ma spesso quei soldi poi si sputtano per pagare l'ordinarietà. Quando tu incassi un abbonamento di un anno, stai incassando le 12 mensilità future. Il problema è che tu con quei soldi in realtà ci paghi le spese correnti o addirittura quelle pregresse, quindi non ti stai autofinanziando per crescere, stai pagando i tuoi debiti con incassi futuri, ok? Quindi è una cosa completamente all'opposto. Questo noi lo dovremmo in realtà prendere per fare un'operazione completamente al contrario, incominciare a ragionare proprio come fece lui a suo tempo e dire: io posso autofinanziarmi grazie anche agli abbonamenti più lunghi, ma devo imparare a capire che io quegli abbonamenti devo utilizzarli anche in visione futura, quindi non posso pagarci robe di ieri, ma devo incominciare a investirli per generare e moltiplicarli questi soldi facendo marketing, per aumentare gli iscritti, per rinnovare i miei iscritti, per aumentare il valore medio dei miei iscritti, per migliorare quello che è il mio servizio fino a farlo diventare il miglior servizio di sempre. Perché vedi, uno dei problemi più grandi è che, anche se a noi con la bocca piace sempre dire che il nostro servizio è eccezionale, che il nostro servizio è qualcosa di meraviglioso, che come lo facciamo noi non lo fa nessuno, che noi siamo i migliori di sempre, è anche giusto dire che se non siamo percepiti così dai nostri clienti e ce ne accorgiamo da persone che non accettano il nostro prezzo, persone che non sono felici di volerlo pagare, persone che sono disposte ad abbandonarci per 5 euro, persone che sono disposte ad abbandonarci perché l'istruttore se ne va, persone che sono disposte ad abbandonarci perché facciamo un cambio d'orario. Quindi, se siamo in questa logica, capiamo bene che siamo lontani da essere i migliori, quantomeno in termini di percezione, ma dobbiamo incominciare a lavorare ed ambire per essere intesi come i migliori, da una parte in maniera percettiva all'inizio col marketing, ma poi deve essere vera con l'erogazione del servizio che arriva dopo. Ed è, c'è anche una verità: se noi vogliamo rendere splendido, straordinario il servizio, piano piano dovremo investire sempre più soldi. E questi soldi da dove arrivano se non dal marketing? Arriveranno dalla vendita dei tuoi abbonamenti, dall'accettazione di un prezzo più alto, perché inizieremo a colpire le giuste persone. Quindi incominceremo ad acquisire costantemente clienti ideali e non prenderemo più tutti a prescindere, ma persone desiderose di darci il loro denaro per utilizzare il nostro servizio per risolvere il loro problema, che hanno quindi già accettato, prima ancora di venire a parlare con un nostro venditore, le regole, tra virgolette, del gioco, hanno deciso di entrare direttamente con noi, hanno deciso di migliorare la loro condizione, di risolvere un loro problema, di ambire a qualcosa di diverso, quindi ad ottenere un desiderio, e quindi lo faranno con noi perché noi siamo per lui o per lei la migliore soluzione a risoluzione di quel problema desiderio. Ok, quindi per fare tutto questo abbiamo bisogno di mettere in piedi una serie di strategie. Queste strategie servono in alcuni la testa, quindi è più l'approccio strategico, ma dall'altra parte, se poi vogliamo continuare a crescere, avremo bisogno di investire soldini. E come investi i soldini se i soldini non ce li hai? Quindi bisogna costantemente crescere, non sputtanare soldi in stronzate, ma all'inizio c'è un motore che va avviato ed è tutta la parte marketing e vendita, e successivamente va mantenuto il tutto e migliorato in maniera costante, aumentando sempre di più il valore di ogni nostro cliente. Per valore intendiamo valore economico, quindi quanti soldi ci dà in un anno il nostro cliente, e per farlo abbiamo bisogno costantemente di portare a termine delle strategie. Quindi tutto questo, come avete visto, è un grandissimo riassunto a piccole dosi di quello che è stato Richfit in passato e di quello che in realtà, come poi vedi, che le mosse vincenti si replicano in diverse aziende e anche in altri settori. Quindi se avete voglia vi potete leggere questo libro, a me cambierà poco, ma ci tenevo a raccontarvi questo genere di azione. Dall'altra parte, qui in basso avete il link per accedere al bonus che vi darà diritto in anteprima di entrare in possesso di quello che è il nostro videocorso sulle basi del marketing digitale. Ok, ragazzi? Quindi fatemi sapere se riuscite sempre a sentirmi e se siete online. Fatemi sapere soprattutto se avete già iniziato a cliccare
in basso. Quindi se avete iniziato a giocare con questo link per vedere in che cosa siete andati incontro, questa è una cosa che mi fa molto piacere saperla, perché mi aiuterà a comprendere meglio che cosa state facendo soprattutto, e se ci siete ancora, perché da qua viene difficile vederlo. Ciao Emanuele, dice Valeria. Ciao Valeria, ciao Antonio, zangate, 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 Anna, Tarsilo, Roberta. Olè, olè, olè. Quindi vi ricordo, qui in basso, nel primo commento, in quello che ho scritto io, non vedo il link. Guarda, ti aiuto subito, Gianfranco, zangate. Che cosa state facendo soprattutto? Aspetta, se ci siete ancora... Staccate. Adesso dovresti vederlo, è qui sotto direttamente il tuo commento, quindi fammi sapere se lo vedi, dimmi se ti è arrivato. Ciao Paolo, ciao maestro, ok, ci siamo ancora, ci siamo. Gianfranco, ti è arrivato, perfetto, sì, ci siamo, è davvero importante saperlo. Allora ragazzi, se vi è piaciuta questa storia della nascita di Tecnogym, soprattutto delle lezioni che possiamo rubare da Nerio Alessandri per capire come implementarle, fatemelo sapere direttamente qui sotto nei commenti, mi fa piacere sapere la vostra. Se avete qualcosa in più che io magari ho dimenticato rispetto alla storia di Nerio, commentate pure qui sotto nel video, qui sotto nella live, così da conoscere, scoprire anche quello che è il vostro modo di pensare rispetto a quello che è la vita di questa azienda, che fondamentalmente oggi possiede, credo, l'80% del mercato italiano, quindi in realtà la troviamo un po' ovunque, ma soprattutto, ripeto, le storie, quello che a me piace di queste storie imprenditoriali sono i concetti che poi posso applicare nel mio lavoro. E ripeto, il mindset vincente di questo imprenditore mi ha colpito in maniera davvero particolare, perché considerando quegli anni, considerando anche le famiglie come venivano gestite in quegli anni, ricordiamoci che quelli sono degli anni che per alcuni sono stati d'oro, ma nonostante fossero stati d'oro, sono degli anni dove qualcuno perde grandi fortune. Adesso mi è venuto in mente un altro aneddoto che racconta Nerio. All'età di 14 anni lui va spesso con un suo zio, adesso non ricordo il nome, questo suo zio ha 3 figlie femmine, quindi lui... è il nipotino maschio, quindi la persona con cui gli piace, è come se fosse suo figlio, il figlio che non ha mai avuto. Quindi se lo porta in giro negli affari, lui costruisce e vende immobili, alla Mercedes, alla villa, insomma sta molto bene, mentre la famiglia di Nerio è piuttosto umile, di umilissime origini, addirittura vivevano in una casa coloniale con tutta la famiglia fino a che non arrivasse il secondo fratello, casa che addirittura, questa nuova dove vanno a vivere, casa che costruisce il padre con le sue mani, addirittura, quindi ci sta un anno e mezzo circa, quindi Luigi, se non sbaglio si chiama il fratello, avrà già 2 anni quando loro si trasferiscono, ma finalmente lui ha la sua stanza e quant'altro. Quindi questo zio è quello che, tra virgolette, è quello che gli regala i pattini, la bicicletta, fa vivere qualcosa di diverso, quindi vive nel lusso, ma all'età di 14 anni vive la perdita di suo zio, nel senso economica, nel senso che lo zio comincia ad avere un declino incredibile, perde tutto, e nelle parole proprio di Nerio, una delle frasi che ho lasciato qui da qualche parte, mi fa piacere veramente leggervela, è quello che giustamente lui dice: non bisogna mai appoggiarsi su quelli che sono, è inutile appoggiarsi sugli allori, quindi stare lì, tutto è andato bene, quindi rimaniamo così. Bisogna essere in grado, bisogna avere l'umiltà di comprendere quando determinate cose sono finite, sono passate, delle ere che cambiano, e bisogna agire in maniera diversa. Quindi non dobbiamo avere il naso da un punto di vista imprenditoriale nel comprendere che dobbiamo fare delle azioni, e dobbiamo soprattutto vedere quando le cose non vanno esattamente per come dovrebbero, ma dobbiamo nello stesso tempo comprendere che le cose possono cambiare, tutto si evolve in maniera costante. Avrei voluto trovare, olè, qua l'ho trovato, proprio il passo, ve lo leggo. Lui dice, quando vedi da vicino e da ragazzo il fatto che tuo zio, insomma, perde tutto, intuisci che è molto facile cadere, e che cadi quando ti fidi troppo
della buona sorte, quindi della fortuna, del fattore culo, oppure non hai l'umiltà di metterti in discussione, di cambiare prima che sia troppo tardi. Questo è un elemento che solo su questo noi potremmo stare qui ore e ore e ore, perché è quello che tutti sbagliano. Io per primo nel mio passato ho sbagliato, Paolo l'abbiamo analizzato insieme, nelle nostre vicende personali abbiamo analizzato il fatto di non comprendere che ci sono delle ondate, delle onde che possono anche andare bene, ma non è detto che rimangano, e soprattutto bisogna sempre avere quella fame di volersi sviluppare, di voler crescere. Insomma, potrei tradurre il tutto in un non bisogna mai accontentarsi in realtà dei risultati raggiunti, bisogna sempre andare avanti. E questo lo dice anche John Wooden, il famosissimo allenatore di basket, tra parentesi una leggenda anche questo, vi consiglio un altro libro da andare assolutamente a leggere dal punto di vista del mindset, del team building, dell'organizzazione personale, questo è un libro veramente interessante. Lui lo dice proprio, dice, ottenere il successo è qualcosa di paradossalmente semplice rispetto al fatto di mantenersi sull'onda e sulla cresta dell'onda del successo. Sono due azioni completamente diverse. Alla prima dovrei avere delle strategie, dovrei lavorare in un certo modo. Una volta ottenuto dovrei avere il coraggio A, di non cadere in tentazione, quindi nel sederti, nel non avere più fame, B, a dover dare, a voler dare di più, e non in termini di sacrifici, nel senso di stare ore e ore in azienda, in palestra, a sudare, a farsi il culo, ma nell'avere sempre la volontà di studiare, di crescere, di dedicarsi, di non farsi prendere dalla barca, di non farsi prendere dagli aperitivi. Certo che ci può stare la vita sociale, ma la vita sociale fa parte, le uscite fanno parte di un contesto molto più ampio dove facciamo altre cose, perché ogni volta la trasformazione è: non posso stare tutti i giorni a studiare, ok, ma neanche per stare tutti i giorni a non fare un cazzo. Quindi cerchiamo di trovare una via di mezzo, soprattutto io non conosco altre strade per il successo se non quelle di studiare, applicare, implementare. Questa è un'altra cosa bellissima. Guarda, oggi mi stanno venendo una serie di citazioni sempre di Wooden, la prendo perché dovrei averla qui come messaggio, l'ho mandato proprio a un mio amico, dove dice: non è tanto importante chi inizia il gioco, ma chi lo finisce. Perché anche quando io vedo da diverse persone che ci scrivono un po' ovunque sulle varie strategie di marketing applicate, iniziate, e mi dicono, sai, non ha funzionato per come voleva, sai, non è stato esattamente come desideravo, e poi gli chiedo, ma hai continuato? Hai migliorato, hai testato, hai verificato e reimplementato nuovamente ciò che potevi migliorare, ciò che potevi far meglio, eccetera, eccetera? No, non ci siamo. Bisogna iniziare e terminare, e questa fine, questo termine potenzialmente non arriva mai, e lo vedrai anche all'interno di questo video di 100 e rotti minuti, adesso non mi ricordo, sono quasi 2 ore di formazione gratuita che hai cliccando sul link che trovi qui in basso nei commenti, che ti darà l'accesso a questo corso, questo video corso, dove vedrai le basi di come implementare delle strategie di marketing online all'interno della tua palestra. Tra parentesi, sono qualcosa di semplice, non cazzate, zero fuffa, zero robe interstellari che poi uno ha difficoltà anche a capire che cosa si sta parlando e poi non lo farà mai. È qualcosa di pratico che puoi direttamente implementare nella tua palestra, e ti assicuro che lì fuori per robe del genere ti chiedono diverse centinaia d'euro. Tu ce l'hai invece qui gratis. L'unica cosa che dovrei fare è compilare il questionario che troverai proprio qui in basso nei commenti, e in automatico ti verrà consegnato questo video corso direttamente o sulla tua casella di mail o attraverso il nostro chatbot, quindi attraverso il messenger di Facebook, quindi avrai l'opportunità di poterlo fare. Infatti hai ragione, non ti ho seguito, non so in che cosa c'ho ragione. Ciao ragazzi, l'ho letto 10 volte, 20 volte, non si vede, ok, eccetera, 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 eccetera. Ti sento, di sé, ok, perfetto ragazzi, direi che i nostri 45 minuti di live ce li siamo fatti abbondantemente. Ripeto, se avete piacere di conoscere storie o contenuti simili a quello che avete visto oggi, non dovete fare altro che scrivermelo nei commenti, avrò assolutamente piacere di poter condividere con voi queste notizie. Altra cosa importante: se credi o ritieni che quello che abbiamo visto oggi, compreso anche il link che trovi all'interno di questa live, possa essere importante
per un tuo collega, per un tuo collaboratore, condividi questa live con lui, taggalo direttamente qui nei commenti, sarà molto interessante che voi possiate parlare la stessa lingua, altrimenti vi ritroverete costantemente a parlare lingue differenti. Quindi se sei d'accordo con ciò che abbiamo visto oggi, se pensi che sia stato utile per te, per il tuo centro, condividilo con i tuoi collaboratori, con i tuoi soci, con le persone con cui lavori o con un tuo collega. Ok, ragazzi? Vi auguro una straordinaria serata. Io adesso inizierò il mio straordinario allenamento che mi porterà a stare un bel po' fuori. Ragazzi, vi auguro ancora una straordinaria serata, grazie ancora a tutti e buona serata. Aspetto il vostro feedback qui nei commenti. No feedback, no party. Ci tengo a sapere la tua, ok? Ci tengo a sapere cosa pensi di questa live. Ti abbraccio, buona serata, ciao!